Siamo con Massimiliano Evangelista, responsabile ambiente e territorio per Alma Viva, grazie per essere con noi. Grazie a voi E per con lei ospitarmi. parliamo di digitalizzazione, intelligenza artificiale, comunque tecnologia avanzata per la gestione delle risorse idriche, diciamo. Qual è un po' il quadro della situazione? Assolutamente sì, finalmente con il PNRR si è accelerato un processo che era ormai inevitabile, quello di inserire e introdurre la digitalizzazione all'interno del ciclo idrico integrato. Era un settore che per la digitalizzazione era particolarmente indietro rispetto alle altre, al gas o all'energia, che invece molti anni fa avevano cominciato un percorso di introduzione delle tecnologie e quindi trasformazione digitale. L'idrico finalmente ha cominciato questo percorso e l'ha cominciato in modo molto prepotente. E le tecnologie possono dare un contributo molto, molto importante a questo processo di tutela e di gestione e di ottimizzazione della risorsa idrica. Basti pensare che digitalizzare e trasformare la rete fisica di distribuzione in gemello digitale, quindi in un dato digitale, applicando la modellazione fluidodinamica, è possibile quindi da una centrale remota controllare e avere sotto controllo in tempo reale la rete, perché poi ci sono sensori che misurano pressione, portata e livelli, e quindi in tempo reale arriva il dato di come la rete sta funzionando, e con la modellazione fluidodinamica c'è il comportamento reale della rete da un unico punto centralizzato. Satellite ricerca perdite, individuazione delle zone a umidità permanente e quindi riduzione delle rotture, interventi mirati, precisi e puntuali per rilevare quelle perdite che non sono visibili a occhio nudo e sono tante. Mediamente la rete italiana ha perdite superiori al 42%. Noi stiamo già riscontrando, Alma Viva ha digitalizzato soprattutto al sud, tra Puglia, Basilicata e Sicilia e Calabria, e Campania ha digitalizzato quasi 20.000 km di rete. Stiamo cominciando a vedere dei risultati, grazie anche all'uso delle tecnologie più avanzate come l'intelligenza artificiale, oltre all'IoT, GIS, Big Data, sono tante le tecnologie che concorrono alla creazione di questi grandi ecosistemi che supportano, e i risultati si stanno Vedendo. vedendo. Quindi ci sono riduzioni sulle perdite, una migliore gestione, un miglioramento del servizio reso ai cittadini grazie alla tecnologia, e questo è solo il punto di partenza. E non parliamo di punto d'arrivo, ma un percorso ancora da fare qual è adesso, a questo punto? Allora, è fondamentale continuare il PNRR e il React-EU ha dato la spinta. Ora sta ai gestori continuare questo percorso che, come dicevo prima, è inevitabile. I soldi sono da ritrovare in bolletta. Ricordo che attualmente la tariffa dell'acqua in Italia è tra le più basse a livello europeo. L'acqua è una risorsa assolutamente che si trova in natura, è gratuita, ma la gestione della rete e il portare il servizio ai cittadini ha un costo. Quindi è fondamentale che i gestori, ma soprattutto i cittadini, prendano consapevolezza che è fondamentale lavorare sulle reti, lavorare sulla digitalizzazione per avere e tutelare una risorsa che è fondamentale. Per avere questa consapevolezza è necessario un percorso di comunicazione particolare. Assolutamente sì, la consapevolezza si genera soltanto parlando e facendo capire, anche con dati alla mano, perché come dicevo il digitale aiuta ad avere un riscontro numerico, quindi c'è un servizio che cittadino può percepire migliore con una riduzione delle interruzioni, una gestione turnata. Ci sono zone d'Italia che ancora hanno la turnazione dell'acqua e anche lì la digitalizzazione sta migliorando il processo. Poi ci sono anche gli smart meter, quindi oltre l'ingegneria fluidodinamica, la digitale, c'è anche la strumentazione, quindi c'è anche l'ingegneria strumentale che dà un supporto enorme e dà un vantaggio al cittadino per la gestione quindi dell'acqua. Quindi la consapevolezza c'è, la possibilità di crearla, bisogna parlare con i cittadini, bisogna comunicare che c'è un percorso da fare ed è importante che tutti partecipino. Quando si parla di digitalizzazione da questo punto di vista, dal vostro punto di vista, si può parlare, cioè si parla anche di un'Italia a due velocità o è, diciamo, più uniforme il tipo di Beh, un po' operazione? come tutto ci sono, è a macchia di leopardo, ci sono gestori che hanno sicuramente intrapreso prima un percorso
di digitalizzazione sono molto più avanti, gestori che sono più indietro. Sicuramente il Sud con i fondi React-EU ha avuto uno slancio e quindi ha avuto in quest'ultimo anno un recupero importante, anche perché al Sud abbiamo gestori grandi. Acquedotto Pugliese gestisce un'intera regione, come Sorical la Calabria, come Lucano la Basilicata, quindi ci sono pochi gestori, gestiscono una superficie molto grande e gestiscono milioni di utenze, quindi c'è un recupero forte. E poi Acquedotto Pugliese è un'eccellenza in Italia, è il gestore più grande in Europa, è un'eccellenza anche dal punto di vista digitale, abbiamo progetti molto importanti con loro e posso dire che sono un'eccellenza. Grazie quindi a Massimiliano Evangelista per essere stato con noi, responsabile ambiente e territorio per Alma Viva. Grazie a voi. Appuntamento magari al prossimo anno per raccontarci ulteriori storie sulle risorse idriche italiane. Grazie. Grazie.